Ok, in questa parte, se tutto va bene, conquistiamo Eblana e finiamo la mini campagna. Lo ripeterò più avanti, ma lo anticipo subito. Se siete interessati, ditemi che cosa vorreste vedere dopo. E vediamo un attimo qua cosa bisogna fare. Allora, questo qua è da potenziare. Prendiamo la spia e cominciamo a mandarla di là. Così vediamo un attimo cosa hanno. E questo qua, se lo mando già in mare, non saprei se mi recupera le unità. Quindi conviene tenerlo un attimo. Qui c'è una spiaggia, quindi lo mettiamo lì così. Questo qua lo lasciamo dentro ancora per un turno, che si sistemi l'ordine pubblico. Qui abbiamo l'unica spiaggia vicina, è questa, quindi dobbiamo per forza sbarcare lì, perché eviterei un assedio navale, mi pare che siano. Primo perché non li ho mai fatti, secondo perché in Rom 2 la roba navale in generale è sempre stata buggata, non so se l'abbiano sistemata, ma ho i miei dubbi. Qua non si può fare nulla, finiamo il turno. Abbastanza buono, sì, decisamente. Cioè, proprio oddio, la carica non è che mi serva molto, però meglio di niente. Qui cercherei di arrivare in una posizione da cui in un turno possiamo sbarcare senza problemi, perché le navi da trasporto, diciamo, che vengono utilizzate per portare in giro gli eserciti non sono particolarmente forti, quindi se io tolgo è la Madonna. A parte che non siamo neanche in guerra, quindi vediamo, spostandoli fuori, quanto meno 7. Sì, cioè, non si lamentano, sì. Lamentarsi si lamentano, ma non si ribelleranno mai, quindi comunque ci vogliono 13 turni, ne perde uno al turno, quindi fra 7 turni è a zero. Vediamo cosa hanno, se riesce. Lancieri, un formuliere, questi qua hanno lancieri principalmente, un po' di formulieri e uno scorpione. Questi qua hanno degli spadaccini, quindi vabbè, sì, insomma, non dovrebbe essere un grosso problema, ovviamente. Eblana cos'ha? Due soldati con spada. Quattro formulieri, ma quello insomma. Vabbè, in qualche modo, sì, vabbè, cioè, abbiamo due eserciti completi, non è che possono fare molto. Qui possiamo potenziare? No, perché 3, questo qua perde 4. Aspetta, però. Qui, quando questo qua finisce, è meno 4. Però probabilmente potenziare questo dovrebbe darmi sufficienza per resistere. Boh, non mi ricordo. Non penso di aver fatto una cappellata così. Di nuovo. Finito uno di nuovo. Morto uno statista, un altro statista. Il tentativo d'assassinio. Bene. Compagni di Morrigan. Altri capi. Abbiamo molte scelte, vabbè. Tanto non ce ne frega niente, cioè, guerre civili non partono in tempo, quindi. Tutto questo despota. Qui mi sa che costruisco un altro tempio, per sicurezza. Anche se insomma, non dovrebbe durare ancora molto, quindi.
Allora, qui potrei scendere, però non posso scendere così, quindi andiamo qui. Portiamo qui. Poi il prossimo turno dichiariamo guerra e scendiamo. Spero che si possa scendere anche di qua, perché se devo poi fare il giro. Vabbè, sì, al limite devo fare il giro. Non so, forse qui c'è il fiume, quindi mi toccherà arrivare fino ad Uguado, ma io sbarco di qua e faccio prima. Ok. Potenziare qualcosa? Non possiamo potenziare nulla. Qui la roba si è sistemata. No, era lì sopra che si doveva sistemare, vabbè. È uguale. Questo qua, vabbè, niente, dai, finiamo il turno, tanto non serve più a niente. Vergine di guerra aumentata di livello. Tra l'altro abbiamo dei buoni soldati, tutto sommato. Porzione travagliata in Caledonia e Tibernia, che è? Sì, va via qua. Tanti aumentano, più 5 velocità di ricerca al posto di 5 morale, no. I buoni non sapevo neanche chi erano, cioè, sì, l'ho già sentiti, però non saprei dirvi dove erano. Lì ho finito. Qui adesso, costruendo questo, abbiamo più 2, quindi arriviamo a più 7. Se faccio quello vado sotto. Facciamo così, tanto faccio sti ragionamenti, ma se tutto va bene è finita. Allora, dichiariamo guerra adesso però, perché altrimenti, beh, altrimenti niente però. Dove era? Era qua. Welcome. We will talk and then we will feast until our guts. We will walk the warrior's road together then. Allora, At its end stands your fierce meglio sire. far partire prima I will questi. bring the torch. Wind and wave do not allow that. Ok, ho fatto una stupidaggine, perché adesso non posso sbarcare. The ship cannot go there. Quindi devo attaccare così. E questi qua arriveranno via barca. Era meglio se scendevo subito, diciamo. Circonda cos'è che fa? Vabbè, niente. Inizio lo schieramento. Ok, allora, gli altri arriveranno via barca come pensavo. Qua c'è il classico assediamento. È inutile che mi separo l'esercito in due, perché altrimenti dovrei farlo, cioè. Ho già un altro esercito che arriva, quindi facciamo una roba proprio di violenza. Ancora una volta cercheremo di usare i frammolieri il più possibile. Ho fatto un'altra stupidaggine, perché l'unico esercito in cui avevo della cavalleria l'ho fatto arrivare via barca e non avranno la cavalleria. Cioè, se potevo scegliere l'esercito più sbagliato, l'ho fatto. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Quelli spero che se ne vadano. Che non mi vengano addosso.
Prima di sistemare tutto devo cercare di farli sbarcare, almeno il più possibile, perché non penso che tutti riescano a sbarcare qui, però. Si qua stanno andando in porto, che mi aiuta. Quindi posso anche non guardare lì, ma venire di qua e cominciare almeno a bersagliare con i frambolieri. Allora, hanno un'unità lì come al solito, quindi prendiamo questi 5 qui e li portiamo qui. Non so se sono a tiro, magari no, però prima o poi ci arriveranno. Intanto che do un'occhiata qua. Questi qua si sono fermati giustamente perché non possono sbarcare tutti e millantamila lì sopra. Facciamoli sbarcare altri 5 da qui. E questi altri qua un po' riuscirò a farli sbarcare qua. E gli altri rimangono in barca. Che devo fare? Vediamo se stanno sparando. No, direi di no. Dovrebbe essere a tiro. E qua stanno facendo il loro lavoro. Quindi sono rimaste un gruppo di soldati con spada e un gruppo di lancieri. Vabbè. E qua stanno lavorando, tanto vale velocizzare. Pausa, però, perché qua non so più. Come fanno ad essere colpiti? Chi è che gli sta sparando? Ah, lo scorpione! Dov'è che è? Cioè, se ha il tiro libero fin lì, non deve essere poi così lontano, eh. Non so dove sia quello scorpione. Sinceramente, non riesco a trovarlo. Vabbè. Sia qui, no. No, queste qua sono le loro barche, non ho idea. Qui non riesco neanche a vederlo. Ok, allora, voi tornate lì. Qua siamo sbarcati? Sì. Allora, cerchiamo di organizzarle un po' decentemente.
Tiriamo sui frombolieri, perché almeno si spera di non perdere troppi uomini. Qui fermo un attimo per fare un minimo di strategia, perché se io porto gli uomini qua sopra, non ho idea se ci sia qualcosa, però possono sparare con, cioè almeno i frombolieri potrebbero fare dei casini, quindi meglio portarli lì, non provarci. Ci mandiamo insieme un po' di spadaccini, ovviamente. Anzi, ci mandiamo tutto l'esercito lì sopra, poi gli spadaccini eventualmente li faccio scendere. Quindi ci organizziamo come? Facciamo così. Tiriamo indietro. I nostri uomini vacillano. Missile armed warriors. Slingers. Warriors ready. Deadly missiles ready. Ancestors hear us. E qua sono arrivati, sembrerebbe di sì. Cioè non ancora proprio, ma Heroic Riders! Sì, ciao. Sicuramente riesco a farci restare. Allora, prendiamo i frombolieri. Li mettiamo qui così. Diamo un po' di spadaccini e li portiamo qui, cioè dobbiamo cercare di metterli in una posizione. Allora, se facciamo avanzare le robe lì, quel fianco qua tutto sommato è protetto, quindi meglio metterli qui così. Andiamo gli altri, facciamo la stessa cosa. I nostri uomini vacillano. Portiamo indietro sti qua, perché tanto ormai il loro lavoro l'hanno fatto. Mettiamoli qua. I nostri uomini vacillano. Prendiamo un po' di spadaccini. Facciamo così. Portiamo qui così. Cominciamo a avanzare con questi. Facciamo rispondere al fuoco, ovviamente. Questo qua non sta, no, sta sparando anche lui, ok. Ok, sì, qua meglio non lasciarli lì. Ok, qua bisogna partire. Allora.
ho sbagliato come al solito. Ok, di lì l'attacco è partito. Facciamolo partire anche di qua. Allora, questo qua va lì per la roba. Questo qua. Siamo in generale sempre più o meno vicino, no? Comunque da dei bonus. Ok, vediamo di bucare. Andiamo alla seconda ondata. Andiamo al generale e portiamolo anche lui più o meno qui. Che qua è diventata già una un blob, vabbè. Il nostro generale è sotto attacco. Ancestors, honor us! Ok, è praticamente finita. Sono ancora questi qua. Cioè, vabbè, qui arrivano. Qua vanno contro questi. Questo qua, vabbè, sì. Sto dicendo. Va attaccato dietro, ma ormai sono andati. Ok, occupo ovviamente. Vabbè, qua loro stanno scappando, ma cioè, abbiamo preso tutta l'Inghilterra. La campagna fondamentalmente è finita. Come ho detto all'inizio, se avete delle richieste per la prossima mini campagna, fate pure, nel senso, ne ho già avute parecchie e sinceramente tante non me ne ricordo nemmeno. Tanto per dirne qualcuna, mi ricordo che mi avevano chiesto l'Egitto e andare contro i Seleucidi. Il discorso era che, per quanto potrebbe essere anche interessante come campagna, non ci vogliono 5-6 parti, ci vuole molto di più andare contro i Seleucidi, quindi insomma, non credo che sia adatta quantomeno a fare una mini campagna. La campagna normale probabilmente sì, però adesso c'è quella del ponto, quindi. Mi hanno chiesto anche la Bactria, ma siamo sempre lì il discorso. Quando ho iniziato a fare questa serie, la terza
diciamo, mini campagna a cui avevo pensato era quella con Roma, prendere tutta Italia. Quella si può fare più o meno qualunque cosa abbia un senso. Mi avevano chiesto anche di eventualmente fare qualcosa su Medieval, due Total War. Lì si potrebbe fare sia qualcosa su Kingdoms, che ci sono l'espansione, ci sono delle campagne un po' più corte, sia con mod, quindi non lo so, la prima che mi viene in mente, che penso anche sia la migliore, è Third Age Total War, quella su Signore degli Anelli. Però ovviamente non faccio qualcosa se nessuno ha intenzione di guardarla, insomma, vedo un attimo i commenti, vedo un attimo quali sono le preferenze e mi oriento in quel modo. Ancora una volta, non ho intenzione di cancellare il salvataggio, cioè si può sempre riprendere in un secondo momento questa campagna, come si può sempre riprendere in un secondo momento quella dell'Epiro. Per questo video e per questa campagna è tutto, se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video, ciao!